Appassionati di canottaggio, buonasera, ben ritrovati al TG Rowing, il telegiornale ufficiale della Federazione Italiana Canottaggio. Questi i nostri titoli. Il canottaggio italiano guarda al futuro, Bari e Lignano hanno ospitato i Campus Paralimpici 2022. Parigi si prepara ad accogliere il remo internazionale con il progetto Let's Row Towards Olympics. Presentata all'Idroscalo di Milano, la barca del futuro, Beaver, da sogno a realtà. Ne parleremo con servizi dedicati. I campioni del domani continuano a crescere, l'Italia Under 14 si è ritrovata all'Idroscalo di Milano per il Festival dei Giovani. Tre giornate da record per tutti. Parallelamente Under 19 ed Under 23 continuano la preparazione verso il Mondiale. Lucerna è tornata ad ospitare la terza prova di Coppa del Mondo. Azzurri protagonisti tra medaglie e nuove combinazioni. Stagione caldissima per i sodalizi nazionali. Ai campionati Master la canottieri Caprera festeggia 5 titoli. La canottieri Varese ritorna ad essere regina giovanile con la conquista del 33esimo Festival dei Giovani. Entriamo subito nel vivo delle notizie parlando dei campus paralimpici ospitati a Lignano e Bari. 70 nuovi giovani hanno scoperto il canottaggio. Luigi Mancini. È stata un successo la prima edizione dei Campus Paralimpici di canottaggio, che hanno portato circa 70 atleti tra Lignano, Sabbiadoro e Bari per una settimana di vacanze e sport finalizzata alla conoscenza del canottaggio paralimpico. Tutti gli atleti hanno avuto la possibilità di provare il gesto della remata sui remoergometri e di uscire in barca. Sono state giornate caratterizzate da tante risate ed emozioni nuove per questi giovanissimi atleti, alcuni dei quali alla prima esperienza sportiva. Soddisfatto della riuscita è il referente per lo sviluppo del para-rowing, Neil Andrew McLeod, che ha definito i campus come un'occasione unica per permettere a ragazzi affetti da disabilità di vivere un momento pieno di sport come non è sempre possibile nei luoghi dove vivono. Molto importante è stato il supporto da parte delle società coinvolte negli stessi campus, Lignano, Adria, Trieste e Cus Bari, e dei tecnici che hanno prestato il loro tempo e conoscenza al servizio di questa preziosa iniziativa. Altrettanto significativo è stato il supporto del Comitato Italiano Paralimpico, principale motore di un evento di grande qualità, che è riuscito nell'intento di armonizzare le tante discipline e le differenti anime della famiglia paralimpica. Parigi scalda i motori del bacino olimpico con il progetto Let's Row Towards Olympic, un programma di sviluppo del canottaggio giovanile internazionale che guarda oltre all'agonismo. Nicola Bagnoli. Al termine di un percorso selettivo valutativo non solo delle capacità fisiche, ma anche del rendimento scolastico di tutti gli aspiranti, è stata definita la composizione della squadra italiana Under 15 maschile e femminile, che dal 20 al 28 agosto prenderà parte al training camp e alle competizioni in programma a Parigi sul bacino olimpico dei Giochi 2024 del progetto Let's Row Towards Olympics. 16 atleti, 8 ragazze e 8 ragazzi, che si ritroveranno insieme ad atleti provenienti da Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Serbia e Ungheria per allenarsi e vivere insieme con l'obiettivo di raggiungere la condivisione culturale, sociale e sportiva tra tutti i canottieri nati nel 2008. Il clou della permanenza in Francia si avrà dal 27 al 28 agosto, quando le squadre si ritroveranno a Ver, sede delle regate olimpiche del quadriennio in corso, per la fase finale del progetto, che prevede una serie di gare in barche miste in un tripudio di canottaggio internazionale. A seguire la compagine, il responsabile tecnico del settore giovanile agonistico Stefano Gioia, che avrà al suo seguito, quali membri della squadra maschile, Pietro Cascio della Telimar, Andrea Del Piccolo della Timavo, Alessandro Angeletti ed Elia Graziani del Piadiluco, Pietro Blasic del Nazario Sauro, Michelangelo Colopi della Valdesio, Francesco Del Barba della Miene e Riccardo De Girolamo dei Tomei, mentre a comporre la squadra femminile saranno Carlotta Sorrentino della Lazio, Margherita Bernardelli della Valdesio, Elisa Barini del Saturnia, Gaia Caterisano della Cernobbio, Roberta Romani delle Fiamme Gialle, Maya Antoni del Nazario Sauro, Arianna Truzzi dell'Eridania e Viola Biagini della Miene.
il canottaggio dai 6 ai 10 anni, con Beaver ora si può. È stata presentata a inizio luglio all'idroscalo di Milano una nuova imbarcazione, un nuovo scafo che permette di allargare gli orizzonti del canottaggio giovanile, sempre in sicurezza. Camilla Frigerio. Dopo una lunga attesa, Beaver è ora realtà. La barca propedeutica riservata ai piccoli canottieri dai 6 ai 10 anni, fortemente voluta dalla Federazione Italiana Canottaggio e realizzata dal cantiere Filippi, è stata presentata all'idroscalo di Milano all'ultima edizione del Festival dei Giovani, l'apoteosi del canottaggio giovanile in Italia. Lunga 4,30 m e pesante 20 kg, Beaver è stata prima in esposizione, attirando la curiosità di tutti i presenti, bambini in primis naturalmente, e poi nella giornata di sabato 2 luglio ha rubato la scena a tutto il festival con le esibizioni riservate agli allievi A. 12 serie di finali che sono state utili a Beaver per farsi conoscere da molte società italiane, con i sodalizi riconosciuti quali Scuola Italiana di Canottaggio che riceveranno un Beaver ciascuno nelle prossime settimane. Le prime 12 nuove imbarcazioni utilizzate con gli allievi A Milano sono invece già state consegnate, dando così ufficialmente il via al processo di attrazione dei più giovani che la federazione vuole intraprendere per raggiungere i più piccoli da subito, abbassando notevolmente la soglia dell'età utile per iniziare a praticare lo sport del remo. Il Festival dei Giovani quest'anno è stata una festa a tutto campo, lanciati anche nuovi giochi per far conoscere il canottaggio in modo divertente. Beatrice Millo. Il Festival dei Giovani dell'Idroscalo di Milano quest'anno ha portato diverse novità, a partire dall'eccezionale numero di giovanissimi atleti coinvolti, passando per giochi ed attività a terra fino ad arrivare alla presentazione di Beaver. I 3 giorni di gare hanno quindi visto il coinvolgimento dei giovanissimi non solo in acqua, ma anche a terra attraverso quiz, caccia al tesoro ed interviste, il tutto pensato ad hoc per farli divertire ma anche conoscere in modo giocoso il mondo del canottaggio, i suoi protagonisti, le società e le regole fondamentali per diventare canottieri. I quiz e le caccia al tesoro hanno permesso ai protagonisti di giocare di squadra, ragionare insieme e scegliere un portavoce che desse la risposta, facendo un uso consapevole del cellulare e muovendosi correttamente sul campo gara. Attraverso le interviste, invece, i bambini hanno avuto la possibilità di cimentarsi con microfono e telecamera, vincendo timidezza ed imbarazzo e imparando a raccontarsi con semplicità. Sulla scia dunque dell'idea di Gian Antonio Romanini, padre del festival, l'obiettivo della Federazione Italiana Canottaggio è di accompagnare nella crescita e di formare atleti, ma prima di tutto persone, pronte un domani ad affrontare sia le sfide del campo gara sia quelle della vita. La corsa verso il mondiale Under 19 ed Under 23, programmato alla Schiranna a fine luglio, continua senza sosta. Gli azzurri sono in ritiro per preparare al meglio l'appuntamento iridato. Andrea Tranquilli. Proseguono a pieno regime i raduni delle nazionali azzurre Under 23 e Under 19 che a fine mese, sul bacino remiero della Schiranna a Varese, onoreranno il tricolore nei mondiali di categoria. Nelle scorse settimane, il lago di Piedilugo in Umbria ha ospitato le preselezioni per l'ingresso nella squadra azzurra, con la disputa del Matrix, prove in barca su varie distanze a formazioni incrociate, sotto gli ordini dei 4 capo allenatori: Spartaco Barbo maschile e Benedetto Vitale femminile per gli Under 23, Walter Molea maschile e Massimo Casula femminile per gli Under 19. A seguito del Matrix è avvenuta una prima scrematura che sta proseguendo adesso il raduno e che arriverà alla definizione degli equipaggi che andranno a formare ufficialmente la delegazione azzurra per Varese. L'appuntamento ridato alla Schiranna è fissato per lunedì 25 luglio con le regate che proseguiranno fino a domenica 31 luglio. Continuano i preparativi a Mondello e Luino per il nuovo format di turismo sportivo della Federazione Italiana Canottaggio. Luigi Mancini. Girovogando è realtà.
Il nuovo format di turismo remiero enogastronomico voluto dalla Federazione Italiana Canottaggio prenderà il via nel 2023 con la prima edizione assegnata alla Canottieri Luino, in Lombardia, mentre l'edizione 2024 si terrà a Mondello, sotto l'egida della locale Canottieri in Sicilia. Un formato che ricalca il FISA Whirlwind Tour ospitato in Italia in passato dalla stessa Luino e da Genova, e che ambisce a unire la crescente disciplina del coastal rowing con il turismo, l'enogastronomia e, perché no, un po' di sano agonismo. La promozione da parte di Luino e Mondello è già iniziata con i video promozionali che pubblicizzano girovogando, atteso protagonista a partire dalla prossima stagione. E a Milano, nel corso del Festival dei Giovani, la Federazione Italiana Canottaggio ha colto l'occasione per premiare alcuni dei giovani protagonisti del campionato scolastico indoor rowing premiati: Teresa Glinger dell'Aniene, Chiara Lasco della Cerro Sportiva, Mattia Rostagno degli Amici del Fiume, Matilde Chiavaroli della Pescara e Riccardo Marfia dell'Adria. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con le notizie del TG Rowing. Continuiamo a scegliere prodotti come quelli a marchio Coop, che provengono da allevamenti che riducono l'utilizzo di antibiotici e da metodi di coltivazione che limitano sempre più l'uso di pesticidi. Riusciremo pezzo dopo pezzo a costruire un mondo in cui la salute è al centro di tutto. Coop. Una buona spesa può cambiare il mondo. Siamo stati pionieri nelle pellicole fotografiche. Adesso la nostra missione è cambiare il mondo. In campo sanitario, con tecnologie di imaging e di intelligenza artificiale, contribuiamo a una diagnosi precoce delle malattie. Ma perché fermarci qui se possiamo applicare le nostre competenze in biologia cellulare e tecnologie specializzate per sviluppare vaccini essenziali e cure disponibili per tutti? Non smetteremo mai di innovare per un mondo più sano. Fujifilm. Value from innovation. Alex, cos'è per te lo sport? Lo sport è quella cosa che ti fa vincere comunque, anche quando non vinci. Perché lo sport è salute. Per questo bevi Oliveto? Certo, Oliveto è la mia acqua della salute. Ed è l'acqua per lo sport. I campioni italiani di canottaggio bevono Oliveto. Ecco perché gli atleti azzurri bevono Oliveto. Con Oliveto, l'acqua per lo sport, digerisci meglio e vivi in forma. E Oliveto è insieme ai medici dello sport. Ben ritrovati in studio, parliamo ora di cronaca remiera internazionale, ripercorrendo i successi degli azzurri conquistati durante la terza prova di Coppa del Mondo disputata a Lucerna lo scorso fine settimana. Ce ne parla Nicolò Bagnoli. Più forte dei malanni e della sventura, l'Italia torna dalla Coppa del Mondo di Lucerna con un bottino complessivo di 6 medaglie, un oro, 3 argenti e 2 bronzi, su 11 equipaggi piazzati in finale, di cui ben 10 nelle specialità olimpiche. Fa vibrare le tribune del Rozzi la finale del doppio pesi leggeri maschile, con la sfida fratricida tra Soares e Scerruto da una parte e Oppo e Torre dall'altra, che si risolve in favore dei primi per soli 32 centesimi, con la Norvegia a completare il podio. Fanno notizia anche da separati i bronzi olimpici della specialità ruta e Oppo, dunque, che comunque confermano sul podio internazionale la specialità in cui l'Italia è stata più regolare negli ultimi anni. Gli altri due argenti, in sequenza, arrivano prima dal quadruplo maschile di Gentili, Chiumento, Panizza e Carucci, quest'ultimo salito in extremis in semifinale al sabato al posto del febbricitante di Mauro, e poi dal doppio femminile di Gobbi e Tontodonati. Il 4 di coppia si piega solo davanti alla Polonia, ma vince il confronto con la Romania per il secondo posto, mentre Gobbi e Tontodonati
tornano insieme con successo sulle Rozzi 5 anni dopo il bronzo europeo nella medesima specialità, salendo sul podio alle spalle della Romania e davanti alla Lituania. Tutti rosa invece i bronzi. Il primo arriva dalle olimpioniche Cesarini e Rodini, che con il loro doppio leggero si dimostrano superiori agli infortuni e alle sindrome influenzali, onorando Lucerna e salendo sul podio dietro le inglesi e le francesi storiche rivali e battute per un soffio a Tokyo. Mentre a seguire sono Andoli, Iseppi, Montesano e Guerra a prendersi il bronzo nel 4 di coppia dietro Cina e Gran Bretagna. Niente podio per i tre giovani 4 senza, i due maschili e quello femminile, che comunque accedendo in finale si dimostrano sulla buona strada per il futuro. E l'8, con a bordo i bronzi olimpici in carica nel 4 senza, Castaldo, Vicino, Lodo e Di Costanzo. Il quinto posto dell'ammiraglia, a ridosso degli equipaggi a podio, potrebbe essere un punto di partenza importante per il futuro azzurro nella specialità. Tra le barche non olimpiche è quarta Silvia Crosio nel singolo pesi leggeri femminile. Sempre a proposito di regate internazionali, c'era anche un po' d'Italia alla LA Royal Regatta di Londra. Camilla Frigerio. Un po' di Italia era presente tra la fine di giugno e i primi di luglio alla celebre LA Royal Regatta, una delle regate più antiche e prestigiose del panorama remiero internazionale che si disputa sul Tamigi nella cittadina inglese di Henley dal 1839. Gennaro Di Mauro, in gara al quinto carrello sull'otto del suo ateneo americano, la University of California di Berkeley, nella Ladies Challenge Plate, dopo aver vinto prima la batteria contro il misto britannico Thames Rowing Club, Army Rowing Club, e poi la semifinale contro il Dartmouth College in un derby tutto americano, è stato sconfitto in finale dall'ammiraglia del Leander Club, il celebre sodalizio remiero inglese che vanta tra i suoi tesserati il canottiere olimpico più medagliato di tutti i tempi, Sir Steve Redgrave, e che ai giochi di Tokyo 2020 ha dato alla nazionale inglese ben 23 atleti su 45 convocati. Tra le donne invece, sull'otto della loro università a stelle e strisce, la University of Washington di Seattle, erano presenti Carmela Pappalardo ed Aisha Rocek. In gara nella Remenham Challenge Cup, le due azzurre si sono fermate alle qualifiche di venerdì 1 luglio. Ad interrompere la loro corsa la barca dell'Australia, giunta poi in finale, dove è stata sconfitta dall'equipaggio misto Imperial College London Leander Club. Ravenna lo scorso weekend è tornata ad essere teatro tricolore ospitando i campionati italiani Master 2022. In gara il meglio del settore che ora guarda alla World Master Regatta. Luigi Mancini. Nel weekend dei fasti azzurri in Coppa del Mondo a Lucerna, il bacino remiero di Ravenna ha visto andare in scena i campionati italiani Master 2022. In una standiana tirata a lucido per l'occasione, la parte del leone l'ha recitata la torinese Caprera, prima nel medagliere con la conquista di ben 5 titoli italiani, e prima anche per numero di medaglie, chiudendo a quota 12 metalli, in virtù dei 5 argenti e dei 2 bronzi messi in bacheca. Molto bene anche la canottieri Padova, che si porta a casa 4 tricolori, mentre 3 acuti a testa si registrano per Varese, Custorino, Padova Canottaggio e le romane Lazio e Teverere. In quanto a medaglie conquistate, pur con 2 ori in meno, si segnala quota 12 al fianco del Caprera la canottieri Varese, e oltre ai 3 titoli italiani già citati si mette al collo anche 3 medaglie d'argento e 6 di bronzo. Ravenna si è visto in scena il top dei master italiani, già protagonisti nelle scorse settimane a Bled in Slovenia nella Euromaster Regatta on Tour, e ora pronti al principale appuntamento della stagione per la categoria, la World Rowing Master Regatta, in programma a Libourne in Francia dal 7 all'11 settembre. È stato un festival dei giovani dei record. Canottieri Varese ha vinto la classifica assoluta. Il Cusbari, primo nel medagliere. La Canottieri Promonopoli, regina della Coppa Filippo Mondelli. Andrea Tranquilli. È la Canottieri Varese, tra oltre 130 società in gara, in un tributo di 2200 atleti e oltre 500 gare, a vincere l'edizione numero 33 del Festival dei Giovani Gian Antonio Romanini.
Il club remiero varesino primeggia in classifica generale al termine di un serrato testa a testa con la canottieri Aniene, mentre la terza piazza, nella graduatoria a punti, è occupata ancora da un sodalizio capitolino, la canottieri Roma. Varese vince anche la classifica a punti femminile, mentre l'Aniene si consola con il primo posto in quella maschile. Nel contesto del Festival dei Giovani è stata assegnata anche la seconda edizione della Coppa Filippo Mondelli, intitolata alla memoria del campione del mondo in quattro di coppia, prematuramente scomparso lo scorso anno nel mese di aprile. Resta in Puglia la Coppa Mondelli, che dalle mani della canottieri Barion, vincitrice lo scorso anno nell'edizione di Varese, finisce nella bacheca del Pro Monopoli. Il Cusbari, invece, primeggia nel medagliere, con 17 medaglie d'oro conquistate davanti alle 16 della Sebilla. In assoluto, il maggior numero di medaglie, 35, lo porta a casa la torinese Espelta. Chiudiamo questa nuova puntata del TG Rowing con i prossimi appuntamenti remieri, tutti di carattere internazionale. Dal 16 al 24 luglio in Polonia si terranno gli INAS Summer Games, i giochi estivi, evento riservato ad atleti con disagio intellettivo e relazionale, ai quali l'Italia sarà presente con una sua delegazione. Dal 25 al 31 luglio, invece, il bacino della Schiranna Varese tornerà ad essere protagonista dopo aver ospitato gli europei Under 19 con l'organizzazione del campionato del mondo Under 23 ed Under 19. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima edizione del TG Rowing, l'informazione del canottaggio italiano.